ragazzi, benvenuti e ben ritrovati nella mia cucina italiana. Oggi preparerò la crema al cioccolato barbato, oppure la crema pasticcera al cioccolato barbato. Insomma, no, in realtà preparerò una crema al cioccolato che è su una base di crema pasticcera. Ho fatto alcune modifiche per andare a bilanciare bene tutte quante le dosi, i sapori e badabam badabam bam bam. E poi aggiungerò anche un ingrediente che comunque, vi ripeto, è opzionale. Non è che ve lo ripeto, ve lo dico, però poi dopo ve lo ripeterò. Che è opzionale, però quell'ingrediente renderà la crema spettacolo a San Siro. Ma se la fate per i bambini, in quel caso omettete quell'ingrediente. Perché cosa si utilizza questa crema? Per fare le farciture di tutto quello che volete. Volete fare dei beignet, sbrem, dentro la crema al cioccolato. Volete fare, che ne so, una torta di compleanno, sbrem, dentro la crema al cioccolato. Volete fare la crema al cioccolato, sbrem, dentro la crema al cioccolato. Dai, andiamo a vedere di che cosa abbiamo bisogno e cominciamo la nostra preparazione. Olè. Abbiamo bisogno di 350 g di latte fresco intero, poi 150 g di panna fresca da montare, panna fresca non zuccherata. Pesate tutto quanto in grammi così non sbagliamo le dosi. Poi 4 tuorli, 100 g di zucchero semolato, 150 g di cioccolato fondente, scegliete voi se al 60, 70, 80%, 30 g di maizena, un cucchiaino di essenza di vaniglia o in alternativa va bene anche un baccello esausto da mettere poi nel latte. Ultimo ingrediente opzionale sono 20 ml di Grand Marnier. Con la sua tonalità arancio dà un sapore spettacolare a questa crema che è qualcosa di mamma mia. Ma che cosa non è? Cominciamo dunque la preparazione. All'interno di un pentolino inserire la panna e alla panna aggiungere il cioccolato spezzettato. Quindi portare il pentolino sul fuoco e cominciare a far scaldare molto dolcemente. Mi raccomando, fuoco bassissimo, perché altrimenti il cioccolato tenderà ad attaccarsi al fondo del pentolino. La panna non deve mai arrivare al punto di ebollizione. Quindi mescolate continuamente fino a quando vi accorgerete che il cioccolato comincia a sciogliersi. A questo punto, vedete che il cioccolato non è ancora perfettamente sciolto? Bene, spegnere il fuoco perché col calore residuo continuerà a sciogliersi. Questa fase è importante perché il grasso della panna si legherà al burro cacao, ovvero il grasso del cioccolato. I grassi sono veicolatori di sapori, quindi unirli è fondamentale. Se non viene fatta questa manovra, la crema a livello estetico visivo risulterà comunque bella, ma il suo sapore risulterà slegato e acquoso. Dopo aver tolto la crema dal fuoco, continuare ad emulsionare fino a quando appunto il cioccolato non sarà perfettamente sciolto. Quindi aggiungere i 20 ml di Grand Marnier. Anche questi dovranno essere catturati dai grassi perché, come vi ho appena spiegato, i grassi sono veicolatori di sapori, profumi e aromi. In realtà, anche se avete dei bambini, il Grand Marnier potete metterlo tranquillamente. Fondamentalmente la quantità di alcol così diluita e poi inserita anche all'interno di una torta non crea assolutamente nessun tipo di problema. Comunque valutate voi, viene buonissima anche senza alcol. E voilà, la prima delle due creme è pronta. Ora tenetela in caldo da parte e cominciamo la preparazione della seconda crema. All'interno di un pentolino inserire il latte e a questo aggiungere un cucchiaino di essenza di vaniglia. In alternativa va bene anche un baccello di vaniglia esausto, ovvero avete già utilizzato la polpa per un'altra ricetta e quello l'avete tenuto da parte. Ecco, in questo caso lo potete inserire all'interno del latte e fornirà assolutamente tutto il sapore di cui abbiamo bisogno. Portare sul fuoco e non far bollire, ma far scaldare. Non deve arrivare al punto di ebollizione, deve arrivare circa a 70-80 gradi. Intanto, mentre il latte si sta scaldando, ai tuorli aggiungere lo zucchero e con una frusta emulsionare molto bene fino a quando i tuorli non si saranno sbianchiti. Dopo circa un paio di minuti, ecco il risultato che abbiamo ottenuto. Come potete vedere, lo zucchero si è perfettamente sciolto, i tuorli si sono sbianchiti e abbiamo anche catturato delle piccole bollicine di aria. Quindi è possibile aggiungere la maizena. Emulsionare bene il tutto fino a quando la maizena non sarà perfettamente assorbita all'interno del composto principale. E voilà!
Questo è il risultato che dobbiamo ottenere. Aggiungere dunque il latte tiepido un po' alla volta per evitare la formazione di grumi. Quindi travasare il composto all'interno del pentolino e portare il pentolino sul fuoco e cuocere a fuoco bassissimo, mescolando sempre fino a quando la crema non comincia ad addensarsi. Con che cosa si può sostituire la maizena? La maizena si può sostituire tranquillamente con dell'amido di riso e otterrete un risultato perfetto. Con che cosa non si può sostituire la maizena? Non si può usare né la farina né la fecola di patate. Però facciamo un attimino due piccole precisazioni. La fecola è un amido e inizialmente la crema risulterà perfetta, ma pian piano tornerà liquida. Per quanto riguarda invece la farina, dato che contiene degli enzimi, questi pian piano si mangeranno la crema, quindi troverete una crema inizialmente perfetta, ma dopo alcune ore si troverà divisa, ovvero troverete quella classica acquetta, ok? E ha un sapore anche che a me non fa molto impazzire. Ottenuta questa densità, quindi senza portarla al punto di ebollizione, toglierla dal fuoco e continuare ad emulsionarla ancora per circa un minutino. Dopodiché aggiungere la precedente crema al cioccolato. E voilà! E ora guardate la magia. Mescolare bene bene bene. Mamma mia, ma che cosa non è? Ma che cosa non è? Non lo so che cos'è, colore perfetto, densità perfetta, profumo meraviglioso, assaggiatela perché è qualcosa davvero di spettacolare. Ma attenzione, non è ancora finita. Prima di travasarla all'interno di una boule, quindi poi metterla all'interno del frigorifero e farla raffreddare per bene, con la frusta elettrica diamogli una bella bottarella, in maniera tale che cattura delle piccole bollicine d'aria, rimane bella spumosa e soprattutto si raffredda anche un pochino prima, ma poi si amalgama bene, 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 bene. E voilà! Les jets sont fatto! La crema al cioccolato, la crema pasticcera al cioccolato barbato è pronta. Quindi coprire con pellicola trasparente a contatto e mettere all'interno del frigorifero e far raffreddare completamente. Per quanto riguarda la prova dell'assaggio, adesso ne assaggerò un pochino, giusto un cucchiaino, perché ovviamente è irresistibile, quindi dopo che si sarà raffreddata. Intanto vi ringrazio per la vostra attenzione, vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete fatto, di condividere il video con tutti quanti i vostri amici, di mettere un bel mi piace, che per me è molto ma molto importante. Inoltre vi ricordo che sul sito internet trovate tutte quante le mie video ricettuzze. E adesso aspettiamo che si raffredda e poi andiamo a fare la prova dell'assaggio. Mi consenta. E voilà. Adesso è pronta, guardate che meraviglia. Allora, prima di utilizzarla, a parte il fatto che, come potete vedere, è perfetta, guardate che meraviglia, mamma mia, è già fredda, guardate che roba, ma che guardate la densitaggine, guarda come cade, spock. Ma sarà buona, ovvero, o non sarà buona, non lo so, io dentro un croissant, mamma mia, non ci posso credere, vabbè, posso utilizzare lo stesso, guarda, vieni qua, assaggia, senti che roba, senti. No, buonissimo. Anche messa così, in una piccola boule, con un po' di panna montata, che montate voi, non comprate la panna spray, comprate anche la panna spray, ma vieni qua, cioè, guarda. Mamma mia, che cosa non è? Ma che cosa vi ricorda? La cosa che fa così, Piero Muccio, alla prossima video ricetta, che poi andiamo a utilizzarla, ma mi sa che non ci arriva la prossima video ricetta, perché mi sa che ne devo fare ancora. Piero Muccio, ciao! Guarda, Spock, guarda, Spock, mamma mia.